Wabalabadabdab e bentornati su Nomamammazzo. Ragazzi, è per questo che io leggo i fumetti. Un fumetto bello deve emozionarti, non devi prenderlo per inerzia perché lo stai collezionando da anni, quindi devi completare o continuare la collezione. Devi prenderlo perché il numero prima ti ha dato qualcosa, ti ha lasciato qualcosa dentro, ti ha trasportato in un mondo per mezz'oretta, un'oretta, lasciandoti addosso una bella sensazione. Questo è quello che mi è capitato con Samuel Stern numero 13, Tra due mondi, il che è curioso visto il titolo e l'argomento trattati in questa storia. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale YouTube, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno, anche degli altri argomenti oltre che a questi qua dei fumetti, di condividere il video con tutte le persone che amano dormire e di commentare qui sotto, molto importante, con quello che ve ne pare di questo fumetto e di tutto Samuel Stern, di come è andato quest'anno sterniano per voi. Vi ricordo sempre che ci sono anche gli altri miei social, in particolar modo Instagram, dove potete vedere un po' tutto quello che faccio su tutti i miei canali, tra cui anche il sito Viola, dove solitamente il martedì e il mercoledì faccio delle live a tema gameplay o a tema video party. Qui sotto in descrizione potete trovare tutti i miei contatti e anche dei simpatici link Amazon in cui vi consiglio degli acquisti per voi. Samuel Stern numero 13, Tra due mondi. Parliamo per un secondo di disegni, poi per chi mi conosce già sapete che di solito faccio anche un video su Instagram in cui mi concentro sui disegni, qua invece poi parliamo della storia. Stavo dicendo, i disegni qui sono sempre ad opera di Marco Perugini, che è lo stesso autore, lo stesso disegnatore di Legione, il numero 3, da cui questo numero prende comunque spunto, prende spunto da Legione, prende spunto dal numero 7, l'Agenzia, prende spunto anche dal numero 11, l'Abisso. La griglia è una griglia classica, stranamente, ma nonostante questo non manca di splash page, ci sono comunque delle splash page, ci sono comunque delle diagonali, delle griglie in diagonali, senza spoilerarvi troppo, ecco qua ci sono, faccio vedere questo taglio in diagonale che dà un po' di dinamicità alla scena che stanno per rappresentare. Quindi, nonostante per la maggior parte del numero la griglia sia classica, non ti dà quella sensazione di fumetto vecchio che magari danno altri fumetti Bonelli di, diciamo, da edicola. Quindi è comunque un taglio molto innovativo, un disegno molto innovativo. Per quanto riguarda la trama, inizia finalmente a districarsi questa matassa di questo sternoverso. E appunto si vanno a pescare alcuni elementi dal numero 3, Legione, di cui ho fatto un video, vi li metto qua sopra e anche in descrizione se vi interessano. Si va a pescare dal numero 7 ampliamente l'agenzia, si ritorna il personaggio di Gillian o di Gillian, come si pronuncia? Scrivetemelo qui sotto, che è l'agente segreto dell'agenzia, la cosiddetta Singularity. Scopriamo che quell'agente che nel numero 7 era stato infettato da un demone che gli aveva creato dei tentacoli sulla testa, non è assolutamente diventato un demone, non è morto, non è peggiorato, è stabile ed è tuttora al lavoro con il nuovo nome in codice di Starfish, Stella Marina, personaggio molto interessante che spero si veda anche in futuro. Se seguite me e Samuel Stern, lo dico ogni numero, nell'universo di Samuel Stern il demone non parte dall'inferno, ma nasce da un'ombra che abbiamo dentro, viene partorito dall'essere umano come un tumore che si ingrandisce fino a infettare completamente la persona e a prenderne il possesso. Ma abbiamo già visto delle variazioni su questo tema, sul tema nell'universo sterniano. Abbiamo già visto che ci sono comunque dei demoni che tentano di tornare dall'inferno. Com'è possibile? Perché questi sono demoni molto antichi, che erano appunto le ombre interiori di persone che però sono morte, sono passate a miglior vita. Quando una persona muore e passa a miglior vita, il demone finisce in legione, che è l'inferno dei demoni. Questi demoni, tra quelli più antichi, cercano comunque di ritornare nella nostra dimensione attraverso quella che possiamo considerare la classica possessione che abbiamo visto in tanti film come L'Esorcista, per esempio. Quindi diciamo che anche nell'universo di Samuel Stern si sta rivirando di nuovo su una possessione più classica per poter espandere meglio questo universo. Questo tema di un demone che da legione tenta di fuggire nel nostro mondo lo abbiamo già visto in Abisso, l'Abisso, nel numero 11. Qui però il tema viene trattato diversamente, la storia mi ha preso anche molto di più,
perché hanno mischiato tantissimi elementi, hanno davvero giocato molto bene le carte in tavola in questa storia. Qui si tratta del tema anche di un bambino, la possessione di un bambino, il tema della possessione demoniaca vista appunto dalla religione, dalla fede, dall'occultismo contro la malattia fisica, mentale vista dalla scienza, e come spesso appunto anche in altri film a tema esorcismo. Le due cose siano state sempre in parallelo perché la scienza non considera la possessione e quindi pensa a una malattia mentale. Qui quasi si vuole dare una spiegazione a tutto ciò. Questo bambino che pare essere appunto iperattivo, comunque con un disturbo dell'attenzione, potrebbe essere perché ha a che fare con un'ombra, con un'entità che lo disturba. L'entità che lo disturba, la vediamo molto bene già dalla copertina. È questo demone con questi occhi sbarrati, con i chiodi negli occhi, e questo sorriso enorme mi ha ricordato molto sia Batman Who Laughs, il Batman che ride, mi ha ricordato molto il numero Númenoreano nero del Signore degli Anelli, mi ha ricordato anche Mana Cerace, sarà un caso che è uscito nello stesso mese della saga conclusiva di Mana Cerace, mi ha ricordato anche il classico Babau, per quello anche mi ha ricordato Mana Cerace, perché appunto è un mostro dal buio, dalle ombre, che esce dall'armadio, quindi il tema del mostro nell'armadio, tipico spauracchio d'infanzia di tutti i bambini, e mi piace proprio che ci sia questo tema che il demone esca dall'armadio, come se ci sia questa porta che gli permetta di entrare, quantomeno nella psiche del bambino. Mi è piaciuto tantissimo come la trama ci porti fuori strada apposta fino al colpo di scena finale, nel senso che io ho continuato a pensare a quello che poteva essere il finale, poteva essere lo sviluppo di questa trama e sono stato puntualmente colpito in faccia da quella che invece era la cruda verità, sempre peggiorando, sempre di più alla fine della storia. Questo mi è piaciuto davvero tanto, che non sono riuscito a capire fino alla fine cosa c'era che non andava di preciso, perché c'è davvero tanto sotto a questa storia. Farò un attimo di spoiler adesso, quindi se non avete ancora letto la storia, skippate questo pezzo e tornateci dopo che l'avete letto, in modo da appunto da commentare con un vostro parere. Mi raccomando, spoiler tra 3, 2, 1. Allora, questo bambino che pare essere iperattivo, in realtà lui è molto spaventato anche dal fatto che ha delle allucinazioni, così le chiamano, dal fatto che vede le entità, vede i demoni. Scopriamo che Samuel Stern ha un certo legame con questo bambino perché si rispecchia molto in lui, perché anche lui aveva questi incubi, questi sogni anche a occhi aperti e quindi si può pensare che anche Samuel abbia questo tipo di potere perché in passato sia stato toccato da questi demoni. Non lo sappiamo, non ci è dato bene saperlo, ma poi vediamo, innanzitutto vediamo che Samuel insegna al bambino a come dominare queste visioni, queste immagini, per non averne più paura. Pensavo avremmo già scoperto in questo numero che magari Samuel avesse questi poteri per questo motivo, invece no, può essere, non ci è stato dato da intendere, però non lo hanno specificato. La comparsa di Gillian, il fatto che appunto la moglie continua a pensare all'ex marito che se n'è andato, mi ha fatto quasi pensare anche nell'immagine in cui vediamo questo personaggio con la camicia e la cravatta, questo ex marito Jeff con la camicia e la cravatta, mi ha fatto pensare che il bambino sia il figlio dell'agente Gillian, però appunto anche lì non, magari è una mia supposizione, non ci è stato dato una spiegazione, quindi sono tutte mie supposizioni, ho pensato anche quello, però non si è scoperto alla fine. Ho pensato addirittura che il demone non fosse davvero un demone che viene dall'inferno, un eresiarca che viene dall'inferno dei demoni, da legione, ma fosse uno dei soldati dormienti di Singularity, perché condividono lo stesso sorriso, non quello che è stato addormentato qualche giorno fa, ma magari che ce ne fosse un altro da qualche altra parte, da tanti anni, che tormentasse il bambino. E invece no, alla fine era proprio un demone che probabilmente cercava di uscire sia dal bambino e sia da questi soldati con cui condivideva questo sorriso malatissimo. Sono arrivato a pensare che appunto il demone non comunicasse con il bambino a un certo punto, a metà della storia, ma comunicasse con la madre e che lo stress della madre generasse appunto l'ombra attorno anche al bambino. Invece non era neanche così, o meglio era un pochino così, ma non del tutto. Sono stati davvero bravi gli autori a mettere qua e là tutto
un sacco di tasselli, perché la storia così non è semplice, perché ormai siamo al numero 13 e si può usare un po' di più. Hanno iniziato a complicare le cose ed è stato molto molto bello scoprire fino a dove sono arrivati questi demoni. Ci sono stati due personaggi che avrei voluto davvero vedere essere presi a sberle da Samuel o da un demone, in qualche modo. Graficamente, ovviamente, perché sono quelle cose che ti fanno sfogare sulla carta, perché nella realtà non si possono, non si devono fare. La consulente scolastica, stereotipo, di una scuola che spero non ci sia più, ma in alcuni posti d'Italia probabilmente c'è ancora, di una scuola molto vecchio stile che non ascolta, i problemi, ma vuole solo sbarazzarsene, di questa consulente scolastica che dice apertamente alla madre che non sono tenuti a darle un assistente di sostegno al bambino perché non hanno i fondi, non gliene frega niente di questo bambino e non gliene frega al punto che se non fa qualcosa la madre chiameranno gli assistenti sociali. Senza proprio, senza se, senza ma, un personaggio orrendo, subito incalzato successivamente dalla nonna del bambino, dalla madre della madre del bambino. Questa nonna, molto severa, molto molto signorina Rottermeier, anche lì è stato brutto, o meglio, è stato bello odiare questo personaggio e devo dire che il colpo di scena finale su questo personaggio mi ha fatto davvero venire un brivido lungo la schiena. Non è mancato anche un finale che ha dato una morale a Samuel Stern, in cui ha visto appunto il rapporto madre-figlio, come si è rinsavito dopo questa brutta esperienza, al punto tale che Samuel ha iniziato a capire che forse è il caso di riavvicinarsi alla sua figlia, alla sua amata figlia che ha lasciato in orfanotrofio. Quindi finale anche che ha avuto dei risvolti sul protagonista stesso. Quindi che dire, io non do i voti di solito, ma questo fumetto secondo me è promosso a pieni voti. Datemi voi un voto per questo fumetto, secondo voi, anche in base alla concorrenza che magari è uscita in questi giorni, fatemelo sapere qui sotto. Io, come sempre, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e se è la prima volta che vedete questo video, vi ricordo di tornare sul mio canale e vedere anche gli altri video di Samuel Stern. Arrivederci!